Ultima giornata dell'Assemblea Nazionale di ANCI, la 36esima, ospitata all'Arezzo Fiere e Congressi. Oggi a chiudere è il Presidente della Camera, Roberto Fico. Oggi se i comuni lavorano bene e possono erogare servizi di alta qualità, sono le istituzioni più prossime ai cittadini. Ed è proprio per questo che anche in Parlamento, nella Commissione Bilancio, nella Commissione Affari Costituzionali, c'è una legge proprio in supporto dei comuni e dei sindaci che è in lavorazione e la settimana prossima terminerà anche la presentazione degli emendamenti, quindi sarà un ulteriore passo avanti ed è proprio la legge che tutti i sindaci, la prima firma è proprio dell'onorevole Pella, può andare avanti, la legge che loro insieme avevano elaborato. Il presidente Fico, prima di raggiungere l'auditorium, ha incontrato i presidenti dei consigli comunali all'uscita. C'è stato modo di raccogliere un'altra battuta. Oggi nelle piazze ci sono le sardine, insomma. Al posto dei grillini. Io sono sempre contento e soddisfatto quando le piazze si riuniscono per dimostrare ciò che pensano, quindi più piazze ci sono anche di questo tipo, belle, pacifiche, divertenti, piene di contenuti, e non posso che essere contento. Ad elencare le azioni a sostegno dei sindaci contenute nella manovra è stata il sottosegretario all'economia Laura Castelli. Ci sono molte risorse sugli investimenti, 33 miliardi su 15 anni che permettono ai comuni di spendere in maniera rapida e veloce su temi importanti come quello del dissesto idrogeologico, come il rifacimento e la costruzione degli asili nido, un tema dimenticato troppo spesso dalla politica e che oggi questo governo rimette al centro. C'è il tema dei finanziamenti della famosa norma Spagna o cosiddetta norma Fraccaro che arrivano subito ai comuni e senza troppi vincoli possono essere spesi. C'è poi l'unificazione dei tributi minori. Gli oltre 7 tributi che facevano molto confusione nel panorama del comune e soprattutto i cittadini facevano difficoltà a capire come, quando, penso alla pubblicità, al suolo pubblico, e in questo abbiamo anche riservato una parte speciale per gli ambulanti che hanno la necessità di pagare anche più velocemente, giornalmente, invece che come succede oggi per un arco troppo lungo, quindi pagare realmente quello che usano di suolo pubblico, e questo migliora anche la competitività dei comuni che possono riutilizzare quelle aree per fare altro.